dunque, non ho capito nemmeno io qual è poi l'intenzione del gruppo di Fratelli d'Italia sulla delibera, ma dal discorso, e ringrazio il consigliere Ghera per l'ampio excursus sulle motivazioni che hanno portato a contrarre quel debito, perché allora, devo quantomeno immaginare, pure se non l'ho sentito, che il voto del gruppo di Fratelli d'Italia si unirà al nostro voto favorevole proprio perché quel debito è stato contratto per motivi importanti, sani e che hanno fatto bene alla città. No, perché se no, al di là della polemica politica, vorrei ricordare al consigliere Ghera che per motivi tecnici il debito era stato praticamente azzerato commissariando il debito pregresso di circa 20 miliardi nel 2008 e l'amministrazione alemana è uscita con ulteriori 800 milioni di debito per motivi tecnici, quindi evidentemente qualche problemino dal punto di vista amministrativo, di programmazione, di capacità di governare i conti di questa città, anche quell'amministrazione ce l'ha avuto, quindi direi che insomma, su questo magari stendiamo un velo pietoso. Il punto è un altro ed è fondamentale. Questi debiti sono stati generati dal 2009 al 2012. L'amministrazione alemana, governando fino al 2013, poteva tranquillamente accantonare i fondi e approvare il debito. No, è passata un'altra tre anni di amministrazione o quasi tra commissariale e amministrazione di centrosinistra, poi è dovuto arrivare il Movimento 5 Stelle per approvare i debiti contratti su addirittura sui contratti di servizio, che comunque insomma un po' una contraddizione in termini, però accettiamo poi la spiegazione. Sarò felice di vedere il voto favorevole su questo debito fuori bilancio, perché normalmente vediamo voti solo contrari, cioè chi contrae i debiti poi vota contro i debiti fuori bilancio, e lo facciamo noi che non abbiamo alcuna responsabilità sull'indebitamento di questa amministrazione. Per cui una volta una coerenza apprezzerei molto che il gruppo compatto di Fratelli d'Italia voti con favore, cosa che faremo noi, i 13 milioni che dobbiamo dare sul contratto di servizio ad Acea. Grazie.